Hi people of YouTube, welcome to a new episode of L'Era Glaciale 3. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Giusto per non spezzare la serie a metà, ho deciso di portare anche il terzo capitolo. So che c'è un nuovo gioco di Scrat, ma credo che la critica l'abbia devastato e anche il pubblico. Dall'introduzione ho visto che questo gioco ha tanti stili diversi di giochi: le sezioni ad aria, le sezioni in 2.5D tipo Sonic, le sezioni a minigioco, le sezioni veloci, le sezioni lente. Ho visto un sacco di cose, quindi non sono sicuro di quello che penso per adesso. Però già vedere multigiocatore e negozio mi fa pensare che possa essere diviso come era diviso Madagascar. Ma magari mi sbaglio, lo spero in realtà. Inizia una nuova storia. Allora, piccola pesca, dato che i tuoi genitori mi hanno nominato babysitter, ho pensato a una storia della buonanotte. Aspetta, ci sono anch'io. Sì, Diego, ma solo uno fra noi ha avuto qualche esperienza come genitore. Tu? Non sei mai stato un genitore. Lo dici tu? Non erano figli tuoi. Erano uova di dinosauro. E allora? La loro madre ti ha quasi divorato. Ad ogni modo... Tanto tempo fa, mentre i tuoi genitori attendevano il giorno della tua nascita, cioè tua madre, io e zio Diego stavamo aspettando. Tuo padre invece stava dando fuori di matto. Già, è proprio vero. Però aveva avuto una grande idea per fare a Ellie uno splendido regalo in occasione del tuo arrivo. Il che era un bene, perché stava iniziando a innervosire Ellie. Beh. E non bisogna mai fare innervosire una mamma mammut. Così mi ha mandato con gli Key Crash ed Eddie a cercare i cristalli che gli servivano. Il tutto in gran segreto. Ma prima hanno dovuto svegliarti. Ed è stato difficile. No, che novità. Ma perché la grafica è qua diminuita ora? Hey Sid, pensi sia sveglio? Sveglio significa con gli occhi aperti, Crash. Ah. Quello è un bradipo con quattro dita. Quattro dita? Cosa? Quattro dita? Sid, sei sveglio, aiutaci. Dovresti distrarre Ellie mentre noi ce la svegliamo. Ma questa scusa, è una missione top secret. Top secret? Roger! Ma scusami un attimo, ma le voci di sono di Sid, Eddie. Di Sid sono dobbiamo passare diverse. Perché? Adesso vedi che in game è diversa ancora. Che roba strana. Però la grafica, beh, ma porca miseria, cos'è quel disegno orribile? Allora, i movimenti sono meno legnosi di quanto mi aspettassi. La telecamera è anche fin troppo rapida. Stranamente, di solito è il contrario nei giochi. Non posso diminuirla, fantastico. Ah, e c'è anche il 16 noni, che però sembra molto più sbagliato così che che con la pancia adesso. Però lasciamolo così, come il gioco lo intendeva. Comunque è vero, non ci avevo fatto mai caso, però dopo i video di Barba Scura queste cose effettivamente un occhio di riguardo in più forse ce la dai. Sid c'ha quattro dita e i bradipi sono tridattili o bidattili, quindi due artigli oppure tre artigli. Ciao Manny. Non ora, Sid. Devo sgombrare questo passaggio. Ah, fai pure. Io intanto raccolgo ciliegie. Ah, porca miseria. Che danno incredibile che abbiamo fatto. La giravolta alla Crash. Che tra l'altro mi fa fare anche il capogiro. Cosa che anche gli ultimi Crash per la PS2 facevano. Premi triangolo per parlare, ma va. Ehi, Sid. Sei sveglio? È già mezzogiorno? Buona questa. Dimmi un po', Ellie, non ti sembra che il sole sia diventato più caldo? Non proprio. Perché? È sicura? Perché devi assaporarne i raggi. Sì, mi bruciano gli occhi. Beh, questo significa che funziona. Sì, andiamo. Uno scontro fra geni questo. Vabbè, aspetta. Oh. Per l'incommiabile servizio prestato. Nel difficile campo della furtività... Ci danno una medaglia? Ti rendiamo onore! Manca solo un regalo per il cucciolo di Ellie. Cosa? È questa la missione top secret? Vabbè. Premi select per accedere al menu degli obiettivi. Seguici e salta su quel tronco. Ci arrivo, datemi un attimo. Che qua c'era un altro arbusto con un po' di ciliegie per me. Fammi indovinare, ma porca miseria. Ma vediamo che c'è dentro.
Cosa vuoi che ci sia dentro? Le ciliegie. Distruggi cubi di ghiaccio e funghi per ottenere bacche di energia. Sid, seguici. Scusa un attimo, quindi il tronco no? Ok. E allora, prima di fare qualsiasi cosa, facciamo raccolta. Allora, esatto, immagino che dovevamo andare di là, quindi io prima vado da questa parte. Comunque è particolare usare Sid, dai. È un po' diverso almeno da usare solamente Scrat. Però vuoi vedere che questi sono tipo checkpoint? Se muori respawni qua. Altri cubi di ghiaccio, altre ciliegie per me, anche se siamo totalmente fuori stagione. È un bene che certi giochi avessero la patch per il 16 noni. Sì, grazie, il doppio salto. Chi l'avrebbe mai scoperto senza di te, gioco? Sono proprio qui. Arrivo, arrivo. Adesso ti puoi arrampicare sulle sporgenze. Ma va? Davvero? Che bello. Che bello quando sai già cosa devi fare. Oh, guarda, un regalo perfetto. Sid, devi prendere quel cristallo. Ma ci arrivo. Ragazzi, sono un bradipo. Non siamo esattamente degli atleti. È vero, ma tu sei un bradipo rampicante. È vero. Allora fate largo all'esperto. Eccolo. Perché ho l'impressione che adesso lo spingono? E ti pareva? Sai che per un attimo se gli entrava al culo mi ridevo. Quando respiro o parlo o penso. Ai! Ai, visto? È un regalo. In onore del tuo cucciolo. Oh, wow! È bellissimo! Sapete cosa ci sta bene coi cristalli? Altri cristalli? No. Altri cristalli. Ne ho visti oltre quel passaggio. Lo sapevo quanto era ovvio. Quant'era ovvio, Dio mio. Andiamo a prendere altri cristalli, va? Passa sull'albero e vai in esplorazione. Ehi, è sicuro che quest'albero reggerà? Camminarci è il solo modo per scoprirlo. Sì, però questo è schiavismo, Allora, prima di tutto, datti una calmata. Seconda cosa, io devo farmare un po' di ciliegie e ho visto che qua ce n'erano altre. E allora, adesso vado sul tronco. Per mantenere l'equilibrio, sai cosa devi fare in queste situazioni? Farti un doppio salto e tagliarti già a metà il percorso. Facile, no? Fai un doppio salto per il quadrato per una schiacciata. Prova a rifilare un colpo con la mano. Da questa parte, sì. E quindi questa è energia. Oh. Arrivo, arrivo. Per cosa? Ah, i castorini. Adesso facciamo rumore, di sicuro. Entriamo in acqua. Wow! E te pareva. Oh oh, siamo stati individuati. Intrusi! Sid, devi difenderci. Io? E come? Coi tuoi artigli. Fingi di abbattere altri cespugli. Già, e non dei castori infuriati. Adesso veniamo, t'ammazziamo. Arrivo, castorini. Staremo proprio dietro di me. Madonna mia. Devastati con un colpo. È stato fin troppo semplice. Wow, Sid. Sì, una forza. Ma... Sì, ma adesso dobbiamo superare quella roccia. Quel bastone, scusami. Cosa devo fare, picchiarci? Indovinare, vuoi che la sposti con quel ramo? Sid? Sei davvero una forza! Te pareva. Aiuta Crash e Daddy per aprire l'ingresso della caverna. Vabbè. Facciamo fare il lavoro solo a quello stupido. Mi sembra giusto. Questa pera? Molto bene, hai trovato una pera. Sono molto preziose. Ok, e a cosa mi servono? E questi sassi servono solamente a ridarti la vita, d'accordo. Arrivo, arrivo. Datemi un attimo, stavo farmando le varie ciliegie in giro, che sicuramente valgono come moneta o sicuramente per sbloccare qualche segreto come nel gioco precedente. Ok, qua abbiamo il sasso, interagisci con la grande roccia per spostarla o per farla rotolare. E proviamoci. Ecco qua. È la stessa musichetta che c'era nel 2. Arrivo, arrivo, ragazzi. Una fragola. Per ripristinare l'energia. Ma anche le mele fanno questo effetto? Beh, se sono preziose le pere, perché le mele no? Segui i refoli di vento per trovare il prossimo obiettivo. Qui ci serve del fuoco. Quindi il mio prossimo obiettivo è lì, ma dobbiamo seguire il vento per andare a trovare il fuoco. Oh, scherza, scherza, comunque siamo già a 500 ciliegie. Oh no, ragni. Tra l'altro il modello è bellissimo.
molto più bello di quello del primo. Quello del primo, del secondo. Il secondo era quasi fantasy. Il ragno qua è certo enorme, però abbastanza realistico. Ok, ma non mi avevano detto di distruggerli i funghi prima? Attento, cerca di non cadere giù dai funghi. Vabbè, è facile andare sui funghi. Dunque. Allora, il fuoco è lì. Lì c'è un'altra pera. Lì c'è una fragola. La fragola non ci serve perché siamo già full vita. E allora, eccomi al fuoco. Prima però, la pera. Eccola qua. Ma le mele quindi hanno... C'è un bradipo. Boh, non lo so. Io continuerò a prenderle adesso, però a sto punto. Premi triangolo per vicino al fuoco per ottenere una torcia. Scivola giù su quella lastra di ghiaccio. Arrivo su... Ma scusami, se scendo saltando non vale uguale? Ah, le cadute dall'alto ti fanno male. Faccio anche gli attacchi di fuoco adesso. Avrei dovuto pensarci al danno da caduta, visto che mi hanno detto di non farmi male coi funghi. Ecco. E ora attacco di fuoco. Sai che per un attimo ci ho voluto credere che con la torcia vicino il ghiaccio si scioglieva prima? Sarebbe stato un dettaglio carino. Ecco fatto. Sì, guarda, senza neanche che me lo dicevi, c'ero già arrivato. Ma guarda, c'è ancora il tipo dell'altra volta. Oggi è il vostro giorno, ragazzi. Ho una proposta per voi. Per voi. E che razza di proposta ho per voi? Non ora, Tony, siamo in missione. Certo, ma vi serviranno rifornimenti. Io la frutta, i gadget e tutto lo shebang. Io non ho mai visto uno shebang. Come puoi tenere uno shebang intero con questo tempo? Tan. Tony lo svelto. Ascoltami e ti dirò come tu, sì, tu potrai comprare oggetti in tutto il mondo. Con le ciliegie? Vicino alla roccia del negozio per entrare nel negozio. Forza, fatti avanti. Cos'è questo? Spese. 500 sblocca l'inseguimento del bradipo nel multigiocatore. Ah, è un minigioco. Aumenta le dimensioni dei proiettili. Guarda, le dimensioni delle ciliegie. Vedi il mondo attraverso gli occhi di un pesce. Le dimensioni dei cristalli. Aumenta di uno la barra dell'energia. Guarda, magari no, dai. Sono combattuto se prendere le dimensioni dei cristalli e quelle delle ciliegie. Magari in realtà non è un bonus. È solo più semplice trovarle. Ottima scelta. Prendiamo. E anche i proiettili a questo punto? Che non hai abbastanza. Ah, giusto, abbiamo finito i soldi, grazie. Hai afferrato le basi? Tony lo svelto apprezza che impara velocemente. Sid, andiamo? Ah, comunque, ma porca miseria, quanto raccogli sono enormi. E scambiale con qualunque cosa nel negozio. Ah, perché sono bacche quelle, sono ciliegie. Scusami, tra l'altro, anche nel negozio è scritto aumenta la dimensione delle ciliegie. Non ho detto mai bacche. Comunque, avevo ragione. È solo più grande, quindi più facili da vedere. Ma non lo so. Si possono disattivare? Ciliegione, cristalli colossali. Allora, per adesso li tengo, perché magari mi aiutano a trovarli. Magari le ciliegie... Poi le disattivo, che tra l'altro dentro il ghiaccio non diventano più grandi. Comunque, abbiamo una facilitazione per trovare queste cose. Soprattutto i cristalli, visto che probabilmente sono più importanti. Allora, fammi indovinare. Sid, lassù, il cristallo! Ma, cosa sono? Chi va là? Nessuno di importante. Ehi, parla per te. Ops. Beh, chiunque voi siate, per passare prima dovete vedervela con noi. Ok, Sid, li hai sentiti? Beh, vabbè. In guardia, talpe. Per eseguire un attacco rotante. Ecco che arrivo, l'attacco rotante. Ma non c'è neanche servito. C'è bastato... Siamo le uniche talpe della zona. Ah, sono talpe? Davvero? Avrei detto che erano ricci io. Tu hai sconfitto l'ultima delle talpe, ma ora il destino ti porta più a nord, oltre quella roccia. Prendi questo ramo e... Ficcatelo al culo! Usalo per spostare la roccia. Ovviamente prima di spostare la roccia ci prendiamo tutti gli oggetti. Però scusami, noi abbiamo già trovato un sacco di ciliegie. Ma veramente tante, cioè già possiamo prendere un altro potenziamento. Ah, ma tu intendevi questa roccia, non quella roccia. Vabbè, allora. Ecco qua. Tutto a posto.
Sai che se adesso ci avanzano un po' di bacche, ciliegie, quello che sono, non so quando troveremo i proiettili, però potrebbe essere comodo averne di più. Ok, grazie delle ciliegie. Vediamo se qua c'è qualcosa. Sì, ci sono le mele. Ma a questo punto le mele mi servono a qualcosa di diverso? Dovrei provare a farmi del male la prossima volta che vedo delle mele? Wow! Ellie non riuscirà più a staccare lo sguardo da quel cristallo. Sempre che abbia gli occhi aperti. Ragazzi, lo prendo io. Ne sei proprio sicuro? Oh, certo, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Adesso voliamo via. Aiuto! Dovremmo intervenire? No, sta bene. Spero. Ecco un cristallo. Wow, un altro cristallo. Sorellina! Scommetto che non te l'aspettavi. Con gli omaggi di Brady Bear. Grazie ragazzi, state riuscendo a distrarla dai suoi polpacci grassocci. Ho sentito di un altro cristallo. Ma come? In cima di Rupo. Polpacci grassocci, ma che stronzo.